sono contento di essere stato qui con voi all'ex OPG, con Potere al Popolo, in questo momento così importante in cui dobbiamo mettere a disposizione, dico insieme perché noi da anni che lottiamo qua a Napoli per l'attuazione della Costituzione, adesso dobbiamo mettere come dote politica a disposizione di altri popoli, di altre comunità, di altri movimenti, di altre associazioni, quello che siamo riusciti a fare stando uniti pur nelle diversità. Adesso c'è bisogno di un passaggio nuovo, non ci mettiamo tutti in discussione, ma per costruire e rilanciare, uniti nelle diversità. Uniti non significa tutti quelli che non sono di destra, non è questo il tema, non è una questione di recinti, ci vogliono però delle condizioni importanti, persone che non hanno ceduto al compromesso morale, credibilità, coerenza, forza rivoluzionaria e anche affidabilità di governo, perché per quanto mi riguarda noi dobbiamo anche attraverso il diritto connesso con le masse popolari trasformare i nostri territori. Questa è l'attuazione vera della Costituzione, oggi più che mai con il governo più a destra dalla storia repubblicana italiana e forse col ministro dell'interno più a destra nei confronti del quale Scelba e Cossiga sembrano quasi dei sovversivi. Di fronte a questo a Napoli siamo pronti, perché quello che si sta prefigurando non è un governo che dà più sicurezza, ma un governo che dà più insicurezza fondato sul sentimento della paura. A Napoli, tra tante sofferenze, vogliamo fare questa rivoluzione col sorriso e anche con l'allegria.